La campagna vaccinale anti-Covid in Toscana è partita il 27 dicembre 2020 e al momento la Toscana è la sesta regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate, il 75,4% delle 85.870 consegnate, per un tasso di vaccinazioni effettuate di 1.736 per 100.000 abitanti. Intanto sono arrivate anche le prime 5.300 dosi di vaccino Moderna, che da lunedì 18 gennaio saranno somministrate ad operatori di servizio emergenza-urgenza e ai volontari impegnati nei trasporti sanitari. Questa prima fornitura del vaccino Moderna si va ad aggiungere alle tre forniture del vaccino Pfizer-BioNTech, di cui l'ultima, di 33.500 dosi, che ha consentito di riaprire l'agenda delle prenotazioni che in questa prima fase della campagna vaccinale anti-Covid sono riservate a operatori sanitari e sociosanitari di ospedali ed RSA, medici e pediatri di famiglia, operatori dei servizi di emergenza-urgenza, volontari impegnati nei trasporti sanitari, sanità territoriale pubblica o privata accreditata, operatori non sanitari che lavorano in ospedale, personale di ditte appaltatrici e manutenzione nelle strutture ospedaliere. Devo dire, io sono orgoglioso del nostro personale medico, orgoglioso di come l'assessorato ha intrapreso questo percorso, e non era semplice. Più di 50.000 vaccinati, soprattutto i medici di prima linea, il personale dell'RSA, gli ospiti dell'RSA. Abbiamo deciso di partire dalle persone più fragili, da quelle più in difficoltà, però vogliamo continuare in questa direzione, e non appena, oggi ne sono arrivate altre più di altre 30.000, non appena ci sarà la possibilità vorremmo vaccinare anche tutti gli operatori sanitari che non sono rientrati in questa fase, i liberi professionisti, tutti coloro i quali hanno contatti con pazienti. Noi riteniamo che questo della vaccinazione sia il modo, insieme alla responsabilità, per uscire da questa difficile pandemia che stiamo vivendo. All'assessore oggi ho chiesto una cosa: di dare la possibilità a tutti di potersi vaccinare rapidamente, non appena arriveranno i vaccini, ulteriori dosi, di organizzare una presenza capillare sul territorio nei prossimi mesi, quando avremo le disponibilità in numeri tali da permettere di vaccinare tutti, non facendo differenze tra chi vive in un grande centro e chi vive in un piccolo centro. Credo che questa sia la forza della Toscana, una Toscana diffusa che vuole offrire a tutti le stesse opportunità. La Toscana si è dimostrata subito capace di affrontare questa prima fase, che era complicata perché è l'inizio di una vaccinazione mai fatta con questa portata. Inoltre, per le caratteristiche del vaccino, questo che stiamo inoculando dall'inizio della prima fase è quello che sappiamo della Pfizer, comunque che richiede un ciclo del freddo particolarmente complicato. Sta andando tutto bene sia sulla gestione del vaccino sia sulla prenotazione da parte delle categorie che ne hanno diritto. Speriamo in breve tempo, se arrivano i vaccini come promesso, di chiudere la vaccinazione di tutta la prima fase, quindi tutti i sanitari e gli ospiti delle RSA e delle RSD. In Toscana vacciniamo anche le residenze sanitarie per i disabili. Questo permetterà già di affrontare i mesi successivi con una forte resilienza da parte del sistema sanitario. E attendiamo, speriamo presto, l'autorizzazione dell'altro vaccino, quello di AstraZeneca, che permetterà di affrontare, invece di allargare in maniera significativa, il numero di soggetti da vaccinare. Sì, abbiamo presentato una mozione all'attenzione della Giunta come opposizione per far sì che quello che il piano vaccinale nazionale ha previsto nella seconda fase, quindi tra qualche tempo, per noi invece deve essere affrontato subito, cioè la vaccinazione delle categorie più fragili come quelle dei disabili. Su questo la risposta dell'assessore Bezzini non ci ha soddisfatto, perché ci aspettavamo un passo diverso, una forzatura, così come è stata fatta anche in altre regioni, in particolare in Campania, affinché con uno sforzo di programmazione dei vaccini si potessero inserire appunto i disabili, i caregiver, quindi le persone che di fatto fanno parte di questo mondo così fragile e complicato. Sono tante le richieste, noi chiediamo di fare meglio, di fare più veloce, di fare più vaccini, e chiediamo fondamentalmente di estendere la priorità
pensiamo agli insegnanti, pensiamo al personale scolastico, pensiamo agli studenti, pensiamo agli operatori del 118, pensiamo a tanti operatori che anche nella sanità privata lavorano nell'ambito dei territori, pensiamo alle residenze per anziani e agli operatori, pensiamo a tante categorie. Abbiamo chiesto con un atto forte che il Consiglio regionale si pronunciasse nelle prossime ore per fare in modo che tutte queste categorie potessero avere il vaccino quanto prima, partendo ovviamente anche dai professori, dalle scuole, per tenere botta rispetto a quella che è stata la riapertura. Chiediamo che allo stesso tempo, insieme a vaccini, si faccia un grande investimento culturale, sociale ed economico sulla cura. In queste ore, in questi giorni, inizia la sperimentazione sui primi malati rispetto al processo e all'utilizzo degli anticorpi monoclonali, che è stato concepito a Siena in Toscana Life Science. Speriamo che il governo investa tantissimo su questa cura e quanto prima possa essere a disposizione per fare in modo di abbinare la propria attività a quella dei vaccini. La nostra posizione è una posizione che chiede chiarezza, che chiede un piano vaccinale dettagliato, un piano vaccinale che passi dal Consiglio regionale della Toscana, che possa essere letto e capito da tutti i cittadini e che non sia demandato ai dibattiti sui giornali, perché quando sentiamo assessori che replicano a notizie date dai quotidiani nazionali e replicano dicendo che l'opposizione deve stare calma e tranquilla, ci fa preoccupare. L'opposizione non sta calma e tranquilla, l'opposizione è molto preoccupata da una gestione che spesso e volentieri negli ultimi tempi appare non gestita da professionisti, che appare molto aleatoria e surreale. Quindi è bene che attenti ci stiano loro che sono chiamati a governare e non l'opposizione, che sta vigilando, a volte anche vigilando non si sa bene su cosa, perché ancora questo piano vaccinale non abbiamo capito se sia quello presentato dalla Giunta o quello che le commissioni continuano a chiedere perché non hanno visto. Quindi di chiarezza ne serve e ne serve ancora tanta. Allora, quello che ho detto anche oggi in aula all'assessore Bezzini è che è necessaria una costante informazione di quello che viene fatto riguardo alla campagna vaccinale al Consiglio regionale, perché non a caso oggi ci sono state una notevole mole di interrogazioni al riguardo, e questo è segno di una mancanza di informazione. Ovviamente ho fatto complimenti all'assessore perché la Toscana è ai primi posti per aver usufruito di tutte le dosi di vaccino che le sono state inviate, però mi pongo anche un interrogativo che penso sia quello che si pongono in molti cittadini. Se ci vuole così tanto ad affrontare la fase 1 e 2, che riguarda solo il personale del mondo sanitario, l'RSA e gli addetti dei servizi essenziali, quanto tempo ci vorrà per vaccinare l'intera popolazione o almeno il 70% circa della popolazione di tutta la Toscana, esclusi i minori? Io ho fatto un po' di calcoli, se andiamo con questi ritmi ci vogliono 2 anni. Quindi noi dobbiamo mettere su un piano vaccinale di proporzioni straordinarie. È questo che ho chiesto oggi in aula all'assessore, perché di questo ad oggi noi non si sa assolutamente niente. Quindi è necessario assumere del personale, perché non è nemmeno pensabile ribaltare tutto il problema solo sui medici di medicina generale, perché se fanno le vaccinazioni non fanno l'assistenza sanitaria territoriale, quindi non è possibile pensare che possa ricadere tutto sulle loro spalle, anche perché spesso i laboratori e gli ambulatori dei medici di medicina generale sono piccoli, non possono entrare più di 2 persone alla volta, poi ci sono molti tempi morti tra far spogliare le persone, farle rivestire, registrare i dati, aspettare se per eventuali reazioni allergiche. Quindi, facendo una stima dei tempi e delle possibilità di vaccinazione di un medico di medicina generale, i tempi sono troppo lunghi e si creerebbe poi comunque una mancanza di assistenza per altre patologie. Quindi è necessario capire che cosa intende fare la Regione Toscana per organizzare la vaccinazione di massa. Questo è fondamentale e ad oggi nessuno di noi lo sa. Per questo ho fatto presente all'assessore la necessità di una comunicazione puntuale e continua su questo argomento al Consiglio regionale.
I dati di questa settimana sull'andamento dell'epidemia Covid in regione sembrano buoni. I contagi sono pari, se non in lieve calo, rispetto alla settimana precedente. La Toscana rimarrà quindi in zona gialla per un'altra settimana. Poi saranno fatte le nuove valutazioni in base al numero dei contagi. Devo dire che se oggi noi siamo la regione con il più basso indice di trasmissibilità, lo dobbiamo sicuramente alle azioni messe in campo dall'amministrazione regionale, ma anche e soprattutto alla responsabilità delle cittadine e dei cittadini della Toscana, che io voglio ringraziare, perché abbiamo rispettato le regole, siamo riusciti a seguire le cose che ci eravamo detti di fare. Distanza, mascherine, lavarci le mani in continuazione, però non basta, io rilancio lo stesso appello che ho fatto qualche settimana fa. Fino ad oggi i numeri ci danno ragione, perché ognuno di noi ha fatto la sua parte, i cittadini hanno fatto tanto, stanno vivendo ormai da 10 mesi in condizioni difficili, ma se vogliamo vedere la speranza, se vogliamo vedere una nuova ripartenza, da un lato noi continueremo a spingere sul piano dei vaccini, dall'altro però vorremmo chiedere un ultimo sforzo ai cittadini, perché bisogna purtroppo arrivare ad aprile, maggio, e senza l'aiuto di ciascuno di loro tutto diventerebbe più difficile. Ma allora, intanto a un anno dalle prime scoperte del Covid si può dire che il sistema ha retto, ha reagito, anche se ovviamente è stato un anno complicatissimo che ha messo a dura prova, a dura stress tutto il sistema sanitario, soprattutto quello territoriale e ospedaliero, e che comunque ancora non ha finito di preoccupare noi e tutto il sistema, perché noi abbiamo visto negli altri paesi europei è in corso una terza ondata importante, in particolar modo in Inghilterra e in altri paesi, e quindi ora sono le settimane nelle quali noi bisogna prestare tantissima attenzione. Certo, i dati attualmente sono buoni, fanno sperare che ancora non ci sia un effetto della pausa natalizia, che è il timore che tutti avevamo, anche se è presto ancora per dirlo, ma comunque abbiamo di fronte ancora diverse settimane invernali, sappiamo che questo è il periodo per il virus di maggiore propagazione, quindi l'attenzione deve essere assolutamente massima, anche perché non si deve inficiare la vaccinazione che è in corso. Ancora mi sembra purtroppo non siamo nell'ultimo tratto del tunnel, già il fatto che alla fine di questa galleria si intraveda della luce lascia ben sperare, le regioni in zona gialla fanno ben sperare, oggi vediamo, leggiamo e parliamo con operatori commerciali, con lavoratori, studenti che ancora chiedono la normalità, ma che già si sentono in qualche maniera risollevati dalla zona gialla. Speriamo di poter arrivare quanto prima, perlomeno a vedere la fine del tunnel. Siamo in una situazione straordinaria, nessuno poteva prevedere quello che è successo, questo si è detto all'inizio. Adesso probabilmente siamo anche di fronte a delle mutazioni del virus, perché quello che abbiamo fatto finora ci accorgiamo che non è sufficiente. Le restrizioni, tutti gli accorgimenti che lei ha citato, mascherine, gel, non impediscono comunque alla curva di rimanere sempre stabile, cioè non c'è una netta diminuzione dei contagi. Quindi probabilmente mi domando, e ci domandiamo un po' tutti, è forse arrivata una mutazione del virus sullo stile di quella inglese che è più contagiosa? Ecco, questo non lo sappiamo, in questo momento non mi sembra che ci siano dati di questo tipo al riguardo. Certo è che io, per quanto mi riguarda, credo che le misure che sono state attuate fino ad ora siano state corrispondenti alla la situazione del momento, e cercando di modulare da una parte le restrizioni dei cittadini, ma dall'altra anche le necessità di un'economia che sta veramente soffrendo. Per cui io ho piena fiducia nel governo nazionale, vedo che a parte i primi intoppi anche la regione Toscana sta dirigendosi verso
diciamo, un'adeguata reazione. Mi riferisco soprattutto alla capacità che ha dimostrato di poter riaprire anche le scuole superiori organizzando i trasporti in modo dilazionato, per cui noi dobbiamo soltanto a questo punto concentrarci e operare per una vaccinazione di massa che sia il più possibile tempestiva. Allora, sicuramente fare di più si poteva. Chi è che può dire di aver fatto tutto bene? Però devo dire che anche i risultati, prendendo i numeri, sono risultati efficaci rispetto alle altre regioni. Per cui abbiamo assistito poc'anzi all'assessore Bezzini, che ha dato delle cifre aggiornate a oggi stesso e dei numeri che, insomma, sono abbastanza tranquillizzanti. Certo, il Covid non si chiamerebbe pandemico se non fosse un qualche cosa che ha messo veramente a rischio la popolazione, sia da un punto di vista sanitario che da un punto di vista economico. Per cui per batterlo mancherà ancora del tempo, ci vogliono ancora quelle piccole attenzioni, che tanto piccole non sono, ma che comunque sono necessarie, quindi di distanziamento sociale, i gel disinfettanti, lavarsi le mani, la mascherina e quant'altro. Gli anticorpi monoclonali potranno essere sicuramente un qualche cosa di aiuto, ma inevitabilmente sarà il vaccino quello che potrà eradicare completamente il virus, e ve lo dico da medico che ho studiato la storia della medicina, e nella storia della medicina ci sono state delle pandemie completamente eradicate dal vaccino. Una battaglia, quella con la pandemia, che prosegue ormai da quasi un anno. Dobbiamo continuare a stare attenti, ma allentare anche le maglie delle possibilità per quanto riguarda l'attuale crisi economica, e quindi dare qualche opportunità in più. Quello è quello che chiede Italia Viva, lo chiediamo perché riteniamo opportuno cercare di, da una parte, accelerare sui vaccini, investire sulla cura. Serve un investimento importante per fare in modo che la cura possa arrivare quanto prima, per fare un combinato disposto. I vaccini insieme alla cura devono essere due armi da usare insieme per tornare a una normalità. Ci siamo dati un obiettivo, quello di resistere ancora un paio di mesi, per poi dal mese di aprile magari riuscire a ripartire in una normalità che ormai le persone sembrano quasi non attendere più. Intanto un dato positivo, la riapertura delle scuole in Toscana è un segnale importante, l'abbiamo chiesto con forza. Io personalmente e il mio partito in Toscana ha fatto una battaglia importante, le scuole sono state riaperte. Questo è un motivo di orgoglio per la Toscana. In questo momento dobbiamo cercare di dare altri segnali di fiducia per la ripartenza economica e sociale, velocizzare i vaccini, investire molto sulla cura e consentire, diciamo, fra un paio di mesi alle persone di tornare a una sorta di normalità. Thank you.